Motivazioni per questa scelta. C'è una motivazione politica sostenuta soprattutto da Togliatti e da Nenni, i quali ritenevano che l'Italia, uscita appunto, come lei ha detto, da una guerra, dovesse liberarsi da questa ipoteca del passato e quindi ripudiare in modo netto la guerra. Una motivazione poi molto importante di carattere etico fu avanzata da Don Sturzo, il quale sostenne che la guerra era immorale e quindi era una cosa da scartare a priori. E poi c'è una motivazione, secondo me la più importante, che venne prospettata da De Gasperi già addirittura nel 1943 nel programma della Democrazia Cristiana, una motivazione direi ideologica. Cioè De Gasperi diceva: se noi vogliamo affermare la democrazia a livello dello Stato italiano, all'interno dello Stato, bisogna che questa democrazia sia proiettata verso l'esterno. Democrazia significa rispetto dell'altro, significa tolleranza, significa desiderio di capire l'altro e quindi nei rapporti internazionali la democrazia significa appunto rinuncia alla guerra.